Buongiorno Sud, cari telespettatori, buona domenica a tutti voi. Oggi è 28 marzo. Alle 2 di questa mattina l'ora solare ha lasciato il posto all'ora legale, dunque le lancette, se non lo avete ancora fatto, devono essere regolate spostandole un'ora in avanti. Si utilizza l'ora legale per ottimizzare e sfruttare al massimo la luce del sole ed economizzare l'uso dell'energia elettrica. L'ultima domenica di ottobre, invece, quando terminerà il periodo di ora legale ed inizierà il periodo di ora solare, dovremo invece eseguire l'operazione inversa. Il sole sorge in Puglia alle 6.43, tramonta alle 19.13, in Basilicata sorge sempre alle 6.43, tramonta alle 19.22, in Molise sorge alle 6.47, tramonta alle 19.27, la luna sorge alle 17.36 e tramonta alle 5.22, la fase lunare il primo quarto. Oggi la Chiesa festeggia la Domenica delle Palme. Si celebra la passione del Signore oggi, in cui il Signore Gesù Cristo, secondo la profezia di Zaccaria, seduto su di un puledro d'asina, entrò a Gerusalemme, mentre la folla gli veniva incontro con rami di palma nelle mani. Oggi inoltre ricordiamo i santi Icono e Proterio. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'attrice Ilaria Occhini, che compie 76 anni, e al tenore tarantino di fama internazionale Nicola Martinucci, che ne compie 69. Cos'è accaduto il 28 marzo? Nell'845 le orde vichinghe saccheggiano Parigi. Nel 1923 viene istituita la Regia Aeronautica. Nel 1960 Giovanni XXIII eleva a cardinale Laurens Rugambwa, primo cardinale di colore nella storia della Chiesa. E infine nel 2007 viene approvata a stragrande maggioranza e nessun voto contrario dalla Giunta regionale del Veneto la legge che prevede la tutela e la valorizzazione della lingua veneta. L'ormai tradizionale rievocazione storica della Passione e Morte di Cristo di Lizzano si terrà oggi, giorno in cui si commemora la Domenica delle Palme, giungendo così alla sua 40ª edizione. Ogni anno si ripete, tra la commozione e il coinvolgimento di moltissimi spettatori, la spettacolare rappresentazione che, con più di 150 attori tra protagonisti e comparse, rievoca i momenti salienti e drammatici della vita di Cristo. Palco dello spettacolo, il piazzale del convento San Pasquale che dalle 17 in poi stravolgerà la sua naturale scenografia per ospitare un mondo ormai lontano in cui si rivive la storia di più di 2000 anni fa. A forza di accendere e spegnere la luce, vicino all'interruttore compaiono ditate, aloni scuri, piccole macchie che non sappiamo come eliminare. Le pareti dipinte a tempera non si possono infatti lavare. La gomma da disegno oppure la gomma pane sarà in questo caso la nostra salvezza. Procedendo con delicatezza e soprattutto pulendo la gomma man mano che si sporca, otterremo il risultato desiderato. E passiamo ai rassegni ai 12 segni zodiacali. Ariete, se ne sentite la necessità, potrete riorganizzare per i prossimi giorni una visita medica di controllo. Per quanto riguarda il look, via libera allo shopping e a tutti i miglioramenti che riterrete opportuni. Toro, è il vostro momento e c'è da sperare che sappiate sfruttarlo al meglio. La luna garantisce momenti sereni e felici in amore e una gran voglia di fare le ore piccole, soprattutto per i più giovani single. Gemelli, è il momento di imprimere una svolta alla vostra attuale relazione sentimentale e anche il momento di ritagliarvi del tempo per il riposo e il relax, e ne avete bisogno. Cancro, vacanze e giorni di festa si addicono allegiti ai viaggi e questa domenica vi regala delle opportunità da cogliere al volo. Approfittatene per visitare una città o una mostra d'arte. Leone, la parola di chiave di questo giorno è sicurezza, tutto ruoterà attorno ad essa. Se state cercando la soluzione ad un problema, aspettate con fiducia la giornata di domani. Vergine, la giornata si tinge di blu e tutto quello che toccate diventa oro. La situazione fa sì che tra poco risolverete con un minimo sforzo certe cose che da un po' di tempo vi pesavano. Bilancia, un semplice calo di tono vi indurrà a riposare di più, sottraendovi ad alcuni programmi della giornata.
giornata. Nel complesso starete bene, ma avrete molto da fare. Scorpione. Persone che per natura si appassionano a qualsiasi cosa e soprattutto in questo giorno festivo vi crogiolerete nelle emozioni, nel bisogno di sentirvi amati e ammirati. Sagittario, concentrate tutte le vostre attenzioni sulla vostra vita sentimentale e infatti la vostra disattenzione per le esigenze del partner a creare possibilità di crisi. Capricorno. Ci voleva questa luna per rialzare le sorti del vostro segno, l'umore per rendere splendida la giornata. Avvenimenti inattesi e piacevoli esalteranno il vostro entusiasmo. Acquario. Mostrate in modo deciso le vostre qualità come l'intelligenza, la lealtà, la comunicativa e l'originalità e chi vive accanto saprà apprezzarvi ancora di più. E infine pesci, ansie e preoccupazioni rendono poco distesa l'atmosfera di questo giorno festivo, del resto anche oggi la luna non è con voi e non facilita la soluzione di certi problemi familiari. Prima di salutarci, come sempre, diamo spazio al proverbio del giorno. Donna pregata nega, trascurata prega. Io vi ricordo che l'almanacco torna domani mattina su Antenna Sud, potete anche rivederlo consultando il nostro sito internet www.antennasud.com. Potete invece scriverci all'indirizzo email almanacco@antennasud.com. Arrivederci.